Morione, grazie per essere stati qui con noi. Adesso grazie. È il momento della prima storia dall'estero di oggi. Vi portiamo a Boston, dove si è celebrato il mese del retaggio culturale italiano, un appuntamento che ha compiuto 20 anni, ci spiega tutto il nostro Stefano Salimbeni. Le note dell'inno di Mameli riecheggiano tra gli scranni del Parlamento del Massachusetts, occupati per un giorno non dai rappresentanti eletti nei vari distretti, bensì da quelli delle numerose comunità e associazioni italiane presenti nello Stato. Esponenti di spicco e gente comune, dalla capitale, Boston, all'estremo confine occidentale, tutti insieme a festeggiare i 20 anni dal passaggio di una consuetudine, quella di concentrare le attività italo-americane, culturali e ludiche nel mese del Columbus Day, in legge dello Stato. Sì, perché dal 1999 in Massachusetts, ottobre è ufficialmente dichiarato Italian Heritage Month, il mese del retaggio culturale italiano. Un riconoscimento fortemente voluto dalla comunità e che in un anniversario così importante non può e non deve passare inosservato. Sono molto orgoglioso di poter ospitare la manifestazione qui, nella camera che presiedo, e lo sarebbero tanto anche i miei nonni venuti qui da Avellino, da Napoli. È importante che noi siamo riusciti, non solo io, altri due con me, siamo riusciti a fare quello che ci eravamo prefissato. Con molto scetticismo, noi non ci siamo mai fermati. Abbiamo trovato molti italiani di nome che ci hanno veramente aiutato. Abbiamo voluto credere nella nostra avventura ed è diventata realtà. Gli altri due di cui parla Lino Rullo sono Joseph Ferrino e Peter Agnes, entrambi giudici e entrambi, come lui, membri molto attivi della sede locale della Dante Alighieri. Al tempo ombrello dell'associazionismo italiano del Massachusetts e dunque punta di diamante del tentativo di ottenere legittimità dal mondo politico. Ma nessuno è profeta in patria. Tantomeno la Dante, che 3 anni fa si è vista abolire il Columbus Day proprio dal comune di Cambridge, dove ha sede. La città ha sostituito la ricorrenza in una giornata delle popolazioni indigene, danneggiando di fatto una minoranza maltrattata in passato nel tentativo maldestro e storicamente fuorviante di rendere giustizia a un'altra. La gente non si rende conto che negli anni Columbus Day è diventato un giorno dedicato agli italiani, alla cultura, alle tradizioni e i valori che hanno portato qui e non ha nulla a che fare con lo sfruttamento degli indigeni. Gli italiani hanno costruito questo palazzo dove ci troviamo adesso, l'architettura, ma anche la medicina, le scienze, l'arte. Siamo dappertutto ed è veramente ora di cominciare a riconoscerlo. E magari smetterla con gli sfottò in televisione, al cinema, solo per il fatto che siamo talmente sicuri di noi e a differenza di altre minoranze protette non ci offendiamo più di tanto. Io sono solo il secondo presidente della Camera italiana nella storia di questo Stato, nonostante il grande numero di italiani presenti. Ci è voluto un po', ma alla fine è successo. Da piccolo pensavo fossimo tutti nei quartieri di East Boston, dove sono cresciuto, e nel North End. Adesso, quando giro lo Stato, ne incontro dappertutto, pronti a sbandierarla quell'origine e a dirmi: bravo Robert, siamo fieri di te. Dopo 20 anni, quanto è cresciuta questa organizzazione? Perché alla fine è un'associazione di associazioni, no? Sì, è cresciuta moltissimo perché la gente è stata sempre più numerosa, un prodigarsi di persone che si sono accomunate a noi, che si sono avvicinate a noi, accompagnandoci quasi. Ci sentiamo contenti e soddisfatti di tutto quello che abbiamo fatto. Certo, sono lontani i tempi dei nomignoli cattivi e del divieto ai figli di parlare italiano a scuola per farsi rispettare, ma anche oggi, con tanti nomi che contano che finiscono per vocale, servono più che mai iniziative così. Non fosse altro che per fare massa critica e riflettere tutti insieme su quanta strada c'è ancora da fare. Il giornale degli italiani di Boston, passiamo.